è nostalgica del regime fascista, è un problema. La nostra Costituzione, in suo titolo, spiega chiaramente che la ricostituzione del partito fascista è un reato. Però oggettivamente, anche se il nome è differente, si può chiamare Forza Nuova, si può chiamare Lealtà e Azione, Ordine Futuro, Ordine Nuovo, come si voglia chiamare, è pur sempre una formazione vicina al mondo fascista, vicino al mondo del ventennio fascista, che è stato combattuto nella guerra di liberazione e sconfitto in qualche modo. E la Costituzione appunto lo nega, perché appunto lui stesso negava in qualche modo la libertà politica e di pensiero delle altre formazioni politiche. Detto ciò, il fatto che siano vimercate è un problema ulteriore, perché Vimercate è una città che è medaglia d'argento per la Resistenza. Ha avuto anche al suo interno dei martiri che sono morti combattendo il regime fascista. Martiri che tra meno di un mese verranno celebrati, morti il 2 febbraio ad Arco, rifocillati dai repubblichini della Repubblica Sociale e dai nazisti durante l'occupazione. È un problema che il comune stesso dia lo spazio, comune o prefetto che sia, e secondo me è allucinante questa cosa, e noi come studenti dobbiamo esprimerci in qualche modo e portare in qualche modo il fascismo e la sua sensibilizzazione su questo tema all'interno delle scuole.